Ciao amici e bentornati su Survival Hacking. Oggi è un episodio che nasce da una mia esigenza e che ho voluto condividere un po' con voi. Parleremo di queste piccole schedine che sono degli Arduino Nano e il fatto che loro hanno qualcosa di diverso rispetto agli altri quando li compriamo, soprattutto quelli ultra economici che compriamo un po' 10 alla volta. Ma lo vedremo subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione troverete tutte le informazioni su quanto vedrete nel video. Bene, parlavamo di questi che sono per esempio degli Arduino Nano. Io compro per questioni anche di economia e ne compro sempre a multipli di 10, su quali abbiamo 6 o 7 in mano. Queste sono delle piccole schedine che tutti voi conoscete, che noi tutti noi utilizziamo spesso, anche quasi tutti i giorni, per fare le nostre realizzazioni, per dare un po' di intelligenza a quello che facciamo. Per chi le utilizza è tutto normale, arrivano a casa, vengono attaccate a un computer tramite l'USB, si utilizza l'Arduino IDE, si fa un programma, si schiaccia un bottone, si programma e lui funziona. Ma come fa a funzionare questo piccolo oggetto? Se ci pensate, questa è una schedina con sopra un microprocessore, un regolatore di tensione e un adattatore, diciamo, che da USB trasforma in RS232. Di fatto questo processore che c'è qua sopra, quando viene montato su questa scheda, da chi li costruisce, non ha nessun programma all'interno e questa schedina non farebbe assolutamente nulla una volta che è stata assemblata. E di fatti è necessario scriverci sopra una parte di codice che serve per consentire questa possibilità di dargli quel minimo di vita quanto basta che gli consenta di comunicare con il computer attraverso l'IDE e consenta di caricare il vostro programma che avete disegnato e avete programmato sull'IDE all'interno di questo microprocessore. Per fare questo è necessario inserire qua dentro un programma di base che si chiama bootloader. Il bootloader è un programma molto molto piccolo che occupa una piccolissima porzione di memoria che sta in ascolto sulla porta seriale e comunica con l'IDE per scambiarsi tutte le informazioni che sono necessarie per programmare poi il microprocessore vero e proprio. E questo bootloader non fa altro che prendere i dati dall'IDE che sono il risultato della compilazione del vostro programma e questo bootloader che sta qua all'interno andrà poi a scrivere all'interno della memoria di se stesso del processore tutte queste informazioni e poi eseguirà un reset e partirà la vostra applicazione su questo dispositivo. Quindi senza bootloader questa schedina non farebbe assolutamente nulla. Il bootloader esiste in diverse versioni. Quella che viene definita old version è l'ultima revisione. Queste schedine non si sa mai perché arrivano sempre programmate con l'old bootloader, che non è poi questo gran problema, perché in realtà funziona tutto regolarmente e si possono utilizzare. Solo che sull'IDE, ogni volta che voi andate a selezionare il tipo di scheda, Arduino IDE, poi andate a selezionare la porta di comunicazione, c'è anche da andare a selezionare il tipo di processore e selezionare AT328 Old Bootloader, perché queste sono old, se no tutte le altre sono normali. Ed è una seccatura ogni volta dover fare quello, anche perché voi non è che lo sapete esattamente se qui c'è un old bootloader o un bootloader nuovo, no? Attaccate, provate a programmare, non si programma. Perché non si programma? Sarà il cavo, sarà questo, sarà l'altro, poi dopo forse è il bootloader, allora vai a cambiare il bootloader, vedi che allora si programma e dici ok, sono vecchie, ed è un po' una seccatura. E allora ho detto, ciao, voglio trovare il modo di programmare il bootloader e inserire il nuovo bootloader. Peccato che voi non possiate scrivere il bootloader attraverso l'interfaccia USB con quale voi scrivete il vostro programma, perché per fare questo il bootloader deve essere in esecuzione, deve poter ricevere i dati per parlare con l'Arduino per poi scrivere la memoria del processore, ma non può scrivere se stesso. Quindi non si può utilizzare il sistema normale attaccato all'USB per programmare il bootloader di questo, ma bisogna programmare il processore attraverso altri segnali che sono quelli che sono presenti su questo piccolo connettorino che qua lo vediamo saldato, che sono i segnali per l'in-circuit programming. Questi segnali sono adatti per essere utilizzati attraverso un programmatore tipo questo. Questo è il USB ASP, che è un tipico programmatore per i microcontrollori Atmel, si interfaccia a questo connettore, questo si attacca al computer e tramite questo si può programmare il microprocessore che c'è qua sopra.
e solo tramite questo tipo di interfacciamento è possibile programmare il bootloader qua sopra all'interno di questo processore. E allora, come fare se non si dispone di un programmatore? È possibile utilizzare un Arduino, un altro, quindi bisogna averne due, e farlo diventare un programmatore. Quindi attraverso uno di questi, che viene configurato come programmatore, si utilizza per programmarne un altro e quindi programmarlo in modo corretto. Poi a sua volta, se fossero tutte e due col vecchio bootloader, il primo programma questo col nuovo bootloader, poi si invertono e questo lo si riutilizza per programmare lui come nuovo bootloader, e quindi riusciamo a programmare anche tutti i nostri Arduino che abbiamo, anche fossero tutti old, far diventare col nuovo bootloader senza dover tenere uno sempre con quello vecchio. Quindi in questo modo è possibile programmarli tutti senza lasciare fuori alcuno. Come si fa a fare questa procedura? Ecco, qua abbiamo uno schema di collegamento che ci consente di collegare i due Arduino Nano in modo che uno viene utilizzato come programmatore ed è quello collegato al computer, e attraverso dei fili va a interfacciarsi a questi fili che sono presenti su questo connettore, ma che sono anche presenti sui connettori normali, non è necessario avere questo connettore montato. In questo modo si può utilizzarlo lui come programmatore, che programmerà questo qua. E questo circuito non è una mia invenzione, è una cosa che si trova tranquillamente in rete, magari non è spiegata così bene, e anch'io ci ho perso un po' di tempo per farlo funzionare, e adesso che sono riuscito a farlo andare vorrei spiegare a voi come farlo, in modo che se vi trovate nella mia stessa condizione riuscirete a farlo senza problemi. Per fare questo servono un po' di fili solidi, filettini Dupont. Bisogna quindi collegare questi cavi fra di loro e utilizzarlo appunto come programmatore. Adesso noi andiamo a collegare questi cavetti molto velocemente. Infine c'è anche un LED che è opzionale, serve solo per avere qualche segno di vita durante la programmazione, lampeggerà per farci capire che la programmazione sta andando a buon fine. Ha solo due fili e c'è una resistenza da 680 ohm di limitazione. Bisogna collegarsi al GND e al D7. Seguite questo schema, adesso io l'ho collegato molto velocemente per farvi vedere la procedura, però in realtà seguite questo schema per le connessioni. Poi colleghiamo all'USB il nostro Arduino. Qua abbiamo il nostro bel LED e adesso ci spostiamo sul computer per fare tutte le altre operazioni. Per tutte le operazioni è necessario solo utilizzare l'Arduino IDE, che sia la nuova versione 2.0 o quella precedente, poco importa. La prima cosa da fare è programmare il primo Arduino, cioè quello attaccato al computer, con un apposito programma che lo farà diventare un programmatore. Come al solito è necessario configurare il vostro Arduino con il tipo di scheda Arduino Nano, nel mio caso potrebbe essere un Arduino nel vostro, la porta a cui collegarsi e, nel mio caso specifico, il tipo di processore deve essere questo, come vi dicevo prima, ATmega328P Old Bootloader, perché il mio è ancora uno di quelli vecchi, quindi qua dobbiamo metterci come Old Bootloader. Poi andiamo negli esempi e caricheremo Arduino ESP. Questo è il software che lo farà appunto diventare un programmatore. Andiamo a programmarlo e una volta che lui è programmato, adesso è diventato un programmatore, cioè un oggetto del tutto simile a questo programmatore che è collegato all'USB e servirà per poter programmare un altro Arduino, solo che l'abbiamo fatto con un Arduino, quindi non abbiamo dovuto comprare un programmatore, ma semplicemente stiamo utilizzando l'Arduino. Ovviamente è necessario avere due Arduini, ecco, per farlo. Una volta fatto questo, molto semplicemente, andiamo a selezionare qual è il tipo di programmatore che andremo a utilizzare per programmare il bootloader del nostro secondo Arduino. E dobbiamo andare appunto a selezionare l'Arduino AS ESP, cioè stiamo utilizzando un Arduino come fosse un programmatore. Come vedete ci sono molti altri programmatori nell'elenco, tra cui anche questo che è l'AVR ASP, che è questo qua, l'ultimissimo lì, AVR ASP. Ma noi adesso utilizzeremo l'Arduino come ESP. Selezioniamo qua e ancora una volta adesso andremo a fare sempre da Arduino IDE il scrivi bootloader. Premendo scrivi bootloader verrà programmato il bootloader, vedrete il LED bianco che si accende che sta a indicare che ha inviato delle informazioni. Da quello che vediamo qua viene indicato che è stato programmato correttamente e ora questo è un Arduino Nano
con il bootloader aggiornato. E in ogni caso potremmo utilizzare questo Arduino con questi collegamenti, che sono i 6 fili di collegamento del programmatore, che poi vabbè, su Arduino sono anche riportati qua, diventa un programmatore, possiamo utilizzarlo anche per programmare altri tipi di processori Atmel volendo. Ma nel nostro caso specifico ci è servito come strumento per l'aggiornamento di questi piccoli Arduino Nano cloni che avevano un bootloader vecchio. Ora questo ce l'ha nuovo e siamo a posto, non è cambiato nulla, funziona uguale a prima, ma tra l'altro abbiamo fatto questo aggiornamento. Quindi è stato veramente molto semplice, la procedura come avete visto è semplicissima, però ho cercato tutti i tutorial, ho avuto un po' di difficoltà all'inizio ad applicarlo velocemente e adesso con questo tutorial voi potrete vederlo molto facilmente come si procede a fare un aggiornamento. Io adesso vado ad aggiornarmi tutti questi qua e quindi io sono a posto. Niente, dai. Io con questo piccolo episodio ho voluto darvi un minimo di spiegazioni su qualcosa che magari non sapevate sul discorso dei bootloader e come appunto velocemente aggiornarli facendovi tutto in casa senza bisogno di andare a comprare un programmatore. Poi ragazzi, questo programmatore qua costa mi pare 5 euro, diventa ancora più facile farlo perché basta veramente attaccarlo qua, attaccare questo all'USB, schiacciare un bottone e scrivere bootloader e fine. Cambiando ovviamente il programmatore all'interno dell'IDE. Però se uno non c'ha voglia, se trova a casa un po' di questi Arduini così, se lo può fare senza bisogno di prendere altri pezzi. Per cui dai, direi che per questo video è tutto. Ricordate di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella. Venite a trovarmi anche su Patreon e su Instagram. Continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!